Ciao ragazzi, sono Giuseppe Sapio, il ragazzo del Zero Sempre Ciao, ma anche di Rossana Viaggi, e che viaggi! E oggi abbiamo un ospite importantissimo, mia mamma, Rossana. Ma lo voglio per portare nel video a gittare il tuo sangue! Parla italiano almeno nel video! Ho sudato 7-8 camicie! Ma fai italiano? Parla italiano, dobbiamo lavorare! Quante volte mi abbiamo mandato Rossana Viaggi? Rossana Viaggi! Rossana Viaggi! Dopo aver fatto un sondaggio su Instagram l'altro giorno, ho deciso di rispondere a tutte le vostre domande, anche molto private! Proprio tutte, non le volevo dire! Tutto! Per far capire come funzionano la gita di viaggio, le curiosità da sfatare! No, sì, sulle cimitere in questo settore ne abbiamo tantissimo! Siete pronti? È stata dura aprire l'agenzia? Come ogni attività abbiamo l'ansia di aprire l'agenzia di viaggi, però con un po' di sacrifici è andata benissimo. E sta andando ancora tutto benissimo. Andrà sempre andando ancora tutto benissimo. Quando è stata inaugurata Rossana Viaggi? Nel lontano 24 settembre 1994. L'anno scorso è un anno, il 24 settembre abbiamo compiuto un anno di attività. Auguri. Grazie. Come è nato il nome e il motto, slogan? Il nome, Rossana, come il nome di mia mamma. Come la caramella. Come la caramella. E il motto, il slogan. Lo slogan, io l'ho inventato. Sono il mago degli slogan. In un minuto. Ciao, Rossana Viaggi e che viaggi. Rossana Viaggi e che viaggi. Perché avete deciso di aprire proprio un'agenzia di viaggi? Che ne hai fatto tu? Ma perché non è il nostro sogno nel cassetto? Il tuo sogno nel cassetto? Ma da bambina che fai? Da bambina che facevi? Giocavo col catalogo. Invece di giocare con le bambole, giocavo al catalogo e col telefono. Fino a entri da Rossana Viaggi, cosa pensi? Wow, com'è forte sta agenzia di viaggio, Rossana Viaggi! Bellina, buongiorno! Anche io avrei voglia di aprire un'agenzia di viaggi, ma si guadagna bene? È complicato? Dipende, moltissime agenzie di viaggio stanno aprendo, ma non hanno un'esperienza come Rossana Viaggi, che lavora da 25 anni in questo settore. È complicato. Però ci sai fare, si lavora. Che scuola hai fatto alle superiori? Come ogni ragazzo che finisce le medie non sapevo cosa fare. Io l'ho obbligata a fare il tecnico turistico. Perché lavori da Rossana Viaggi? Dipende che cazzo faccio, vaggio. No, perché io lavoro che mi piace e poi aiuto mia mamma. Prego. La mamma è contenta del tuo aiuto al lavoro? Guagliù, per niente, questi video che faccio non vuole che li faccio. Dice che non è importante fare pubblicità. Diteglielo voi che è importante quello che faccio, che mi conoscono molte persone. Sì, ma mi rompi le scatole. Diteglielo voi che è importante. Sono Viaggi, sarà il tuo futuro oppure che vorresti fare? Non sarà il mio futuro, mamma già lo sa. Infatti ho iniziato l'università scienze motorie per diventare un gran personal trainer e cambiare le persone. Anche a lei. Vabbè, sai che è solo una mano momentanea. Lo so già. Non è quello che voglio fare. Saluti da Napoli, Giuseppe. Ciao Domenico, forza Napoli. Più rapide e soprattutto, ti piacerebbe aprire un altro negozio? Che l'apriamo? Alle 9:30 apriamo. A me piacerebbe aprire una palestra, non un'altra agenzia di viaggio. No, però. Io penso quasi sicuramente a breve apriremo qualcosa simile. Un'agenzia con la palestra dentro. Essendo famoso, arrivano più persone da RB. Aiuto, l'unica cosa buona della popolarità. Sì, grazie a me vengono molte persone. Vabbè, diciamolo. Vabbè. L'unica cosa buona di. Ma buone Giuseppe Sale. Perché a te non sono buoni. Ti troveremo sempre? Ciao! Sì ragazzi, sono spesso qui, anzi quando venite mandate un messaggio, così ci vediamo. È sicuro che lo trovate. Qualche ragazza bellina ancora meglio. Anche qualche ragazzo bellino. Mamma fa. Quante ore vanno nel negozio in media al giorno? Mediamente entrano 20 persone, però non è che bloccano tutte e 20, siamo sinceri. Però c'è importante che viene gente, certo. Che ci sia un'affluenza. Continua. Un influencer. Continua. Influenza. Perché dovremmo scegliere Rossana Viaggi? La domanda è perché non dovreste scegliere Rossana Viaggi? Quando entrate qui è come se già voi foste in vacanza. E poi noi capiamo tantissime cose. Abbiamo un plasma che mostriamo ai nostri clienti il dove andranno. Già sono entrano nel viaggio. Abbiamo una PlayStation per i genitori che vengono con i bambini. Mamma, me ne voglio andare! Per fare stare ciunchi. Infatti giocano anche a FIFA, anche al gioco. Gol! E poi qua i nostri clienti facciamo ingrassare. Abbiamo le patatine, cioccolatine, tutto. Andiamo come se fosse a casa loro. E poi abbiamo più. Abbiamo l'esperienza. Però non sta ragazzi, aiuto, com'è? Che domande su? Quanti dipendenti avete? Tantissimi, Emanuele sale qua dietro. Ciao. Ma ti cambiato? Sì. Abbiamo anche Fabiana. Ciao! E poi c'è anche Elena ed Anna. Elena Damsadam. Ciao Elena! Ciao Elena! Ciao! Ciao ragazzi! Lo studio è situato nel tuo palazzo. Ecco, io abito lì a 500 metri dalla Rossana Viaggi. Non lo dire. Ma non lo dire. Vabbè, e poi qua c'è anche la palestra, raga. Faccio palestra, agenzia e casa. Ma che meglio mi voglio? Ciao. In che parte di Napoli sta? San Giorgio Cremano, la città di Massimo Troisi. Vabbè, vedete sulla pagina, sembra brutta dire. Dillo. No, via Mazzini 78.
Giacomana? No, boh, lo sa ragazzi, che alla fine questa è una specie di latina, nel senso che l'aprirete anche in qualche altra parte d'Italia? Solo l'Italia. Ragazzi, lo sa ragazzi, conquisterà tutto il mondo, tutto quanto. Qua. Quanto sei stato allo Sana Gaggi, grande Peppe? Mi domandavo, ma queste cose non si devono... È una donna, vai, via. È vero che questi rimanetti possono unire, può diventare un letto. Però, vai, domandavo, ma queste cose non si devono dire, ma... Mi dice qualcosa, Comunque no. È un luogo di lavoro, io possono fare sesso. Ho detto no. Sana Gaggi, c'è il bagno? No, facciamo i vivi fuori nelle cantine. Non mai, c'è il bagno, che sta un po' di soldi, non ci fate caso. Proviamo la Juve, la mia classica battuta, e poi abbiamo un'altra cosa, la prossima domanda, vediamo. Ma Rosana Gaggi quante volte si lava al giorno? Vieni, vedi, vedi, ma non si lava. Ah. La prima cosa che ho fatto quando ho aperto l'agenzia, qual è? La doccia. Si lava, mia mamma. Qualche volta mi lavo. So. Quanto vi volete bene? Io Rosana Gaggi. Io schifo poco a Rosana Gaggi. Voglio bene. Voglio bene, non è vero, ma voglio bene. Un pochino ci vogliamo bene, un pochino. Oh, buonista. Quanti anni ha Rosana? Ma io, ma non si chiede una donna all'età, ma è per brutto. 2 anni. Pensavo 23, non vorrei riuscire, no. 22. Ma mi sbaglio, Rossana viaggia un piercing sulla lingua, un bacio, ammo! Facciare il piercing sulla lingua? Abbiamo fatto insieme il piercing, andammo in estate. Lei sulla lingua? E io qua dietro. Mamma. Sorrido sempre, ciao! Mamma pazza, figlio pazzo. Io adoro tua mamma, una bellissima donna, comunque Rossana viaggia numero uno. Però non dobbiamo confrontarsi con mamma, che mamma è fidanzata, stiamo a dirlo, no? Fu bravo con mamma, è geloso. Qual è il posto più lontano dove è andata Rossana Gaggi? Allora, tanti viaggi. Indonesia è stata? Sì. In Cina? Cuba. Ultimamente a Cuba, no? Metto anche il video di Cuba, posso mettere il video di Cuba? Certo. Ok. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccomi qua che passeggio per Varadero, il mare di Varadero. Aia. Ciao a tutti, ciao. Rossana Gaggi, che prima di Rossana Gaggi, che lavoro faceva tua madre? No, la prostituta come dite tutti quanti. Mia madre ha 25 anni che fa questo mestiere. Sempre l'agenzia di Gaggi, sempre il direttore tecnico. Direttore tecnico, perché è Rossana Gaggi, vai pesante. Rossana Gaggi o palestra? Ma che domande sono? Ovviamente la palestra. Io la palestra. Ma mille volte. Ti allena anche Rossana Gaggi? È normale che mi alleno sempre, ciao. Ma tuo padre non vorrei essere impertinente, non ce l'hai mai inquadrato. Perché? Perché non c'è? Vabbè, tu sei mamma che fa da mamma e da padre. Madonna con le palle. E dai! Un bel pisatino c'è mia mamma. Vai! Qual è la cosa più strana all'interno di Rossana Gaggi? Lei! Vedi a me. La cosa più strana di Rossana Gaggi è il fornetto, perché dato che lavoriamo dalla mattina alla sera, mia mamma non ha neanche il tempo di salire sopra. E quindi mangiamo qua. Guarda, Fabiana. È vero, confermi? È vero, giuro. Che sono le quali? Si può fumare da Rossana Gaggi? Diciamo non si dovrebbe. Purtroppo è l'unica pecca di questa agenzia. Mia mamma lascia fumare a molti clienti. Io dico no al fumo, no alla droga, buonista, e le fa fumare, capite? Capite il controsenso di questa donna? Ma ci sono dei clienti che vogliono fumare. Clienti, non venite se volete fumare, non vogliamo. State per strada. Ok. Giuseppe, ma viaggi che hai fatto quest'anno? Hai usato Rossana Gaggi? No, raga, un'altra agenzia che sta qua. Ha rotto le palle. Ma secondo me non usa Rossana Gaggi? Sono stato in Tunisia, Woodvalio, Redemar. Ho messo anche i video. Sui padre. Mallorca? Mallorca, vabbè. No, sui padre. Andare a vederli, però. Butta! Ma voi fate viaggi gratis? No, però paghiamo molto molto meno, possiamo dirlo questo. Però abbiamo delle riduzioni per agenzie. Sono alcuni che si chiamano educational, che non paghiamo un euro. Infatti in Tunisia non ho pagato un euro. Qual è la cosa più bella che ti è capitata lavorando da Rossana Gaggi? Ma ci capita ogni giorno quando conosciamo i nostri clienti, ma non per fare il falso buonista, noi davvero instauriamo un rapporto anche di amicizia. La cosa più bella è stare con i miei figli tutta la giornata. Io con te no, dico con i clienti, con Rossana Gaggi no. Giuseppe, il cliente più strano che sia mai venuto? Mettiamo il video sulla destra. Il mitico. Il grandissimo. Rosana Viaggi, Rosana Viaggi. E che viaggi? E che viaggi? Presidente, siamo noi. Ma ci sei numero uno. Vivi in mondo. Avete mai pensato di chiudere l'agenzia? Sì, una volta. Una volta sì. Ad agosto, perché c'era troppo lavoro. Non ce la facevamo più, vai. Contenti di quello che state facendo? Ma un poco però. Certo che siamo contenti di quello che stiamo facendo, altrimenti non lo facevamo, facciamo le cose con passione, cavolo. Giuseppe, siamo contenti? Certo che siamo contenti. Troppo contenti. Troppo contenti. Posti caldi economici d'inverno? Allora, Sharm che siamo stati, carico anche qualche foto. Le Canarie? Sì, e queste qua sono le più Cuba? Economiche. No, Cuba non è economico. Le Canarie, Canarini e Sharm e Sheikh. Ragazzi, adesso
mia mamma sta molto arrabbiata, le chiedo scusa pubblicamente davanti a tutti. Voglio bene, mamma. Oh. Charmé, ciao ragazzi, mi trovo nel deserto e vado alla ricerca di una piramide. Eccola! Ragazzi, che bella piramide, c'è anche la mummia. Venite, vediamo se la mummia è ancora viva. Testiamola. Ma quale mummia e piramidi? Catamaranamana! Su quali destinazioni lavorate? Tutte, non abbiamo tutto, tutto quello che facciamo, tutto facciamo. Qual è il viaggio più costoso che avete fatto? Capodanno 2003 a New York. Io Ibiza e Formentera, però non è che costoso equivale a bello divertimento. Io sono stato anche a Cavos, Corfù. Mi sono divertito più a Cavos, Corfù che a Ibiza. Perciò venite qua, pagate poco e vi divertite. Lo stanno a viaggio. E che viaggi? I vostri prezzi sono economici? Molto economici rispetto ragazzi, a ragazzi, non vogliamo vantarci. Per andare a vedere sulla pagina Instagram i nostri prezzi, la concorrenza digitale sono i migliori. Giuseppe, ma quando lo fai un viaggio con i tuoi iscritti follower? Lo stiamo organizzando, un viaggio a Londra. Tutti a Londra! Dal 25 al 28 gennaio, quanto costa? 195 euro, volo da Napoli e hotel 3 stelle. Ma il prezzo non si dice, non è professionale dire il prezzo. Comunque vi accompagnerò io, faremo anche un video insieme, faremo tutto quello che volete insieme. Io, tu, Anna e Fabiana. Faccio collaboratrici, Rossana Viaggi. I minorenni possono viaggiare anche senza genitori? Non lo so. No, ma sicuramente possono viaggiare facendo una sta facendo video. Ci sei, potrei venire anche io a Londra, dice Official Jasmine. Ah, e vieni, vieni, ci divertiamo. Contattaci in privato. Io ciao. Già vengo. Ah, vero. Viaggio del gruppo ad Amsterdam. Dopo a Londra faremo anche il viaggio di gruppo ad Amsterdam, però per andare a vedere la casa di Anna Frank, i musei. Solo per fare l'escursione. Solo per questo. Vai con sta canna, vai. Dammi una canna. Vai, vai. Pubblicista, dai. Voglio la polizia, voglio. Chiudila sta canna. Accendiamo grande, vai. E voglio uomo. Accendila, vai. Vai. Voglio la polizia. Vuoi fumare una canna tranquillamente senza ansia? Sì, perché già ne ho buttate tre. Vola ad Amsterdam con Rossana Viaggi. Ma ragazzi, non andate qui solo per fumare. Guardate anche il museo di Van Gogh, la casa di Anna Frank. Ma quale museo è casa? Sta l'Evra Boy. Ma noi, la zia si occupa anche di viaggi di istruzione per le scuole. Ma non solo quello, si occupa di tutto, anche i biglietti su Marte. Quanto costa un biglietto per la Giamaica per 4 persone? Ma voglio un sacco di messaggi preventivi, ragazzi. Sulla pagina Instagram devo contattarci, no? Quanto costa un viaggio a New York? Casa quanto costa New York? Ma io ho sentito che Rossana ha già buone offerte. Come Rossana Viaggi? Sì, amore. Andiamo da Rossana Viaggi. Rossana Viaggi, wow. Guarda dove ti porto, sei felice? Sì, amore, sono contentissima. Che bello. Buon viaggio. Finalmente siamo a New York. Mi piace? È incantevole, mamma mia. Ma allora stasera cosa facciamo? What? Sono gemelle. Ci stava facendo amici. Ma comprare biglietti a distanza senza dover venire fin qui? Noi lavoriamo soprattutto online, quindi sì. Soprattutto sì, sto online. Diamo il nome tuo, ci fai uno sconto. Facciamo un gioco. Ogni persona che entrerà col telefono col video mio aperto, con il video questo qua, avrà il 15% di sconto. Va bene. Facciamo questa cosa. Ultima domanda, farete un contest dove regalerete un viaggio? Il contest inizierà ma dipenderà da voi. Se questo video farà 20.000 like, sceglierò tre commenti. Vai, vai. Commentate con hashtag Rossana Viaggi regala un viaggio, sia su YouTube che su Instagram taggandomi Peppe Sabio e Rossana Viaggi. E metteremo in pari un video. Sceglieremo un vincitore, uno solo! È frutto video. Ehi. No, no, c'è l'ultima domanda, eh. Finisci, vai. Quanto guadagni da Rossana Viaggi? Domanda, ragazzi. In tantissimi ce l'hanno fatto. Allora, ragazzi, noi non guadagniamo moltissimo perché noi puntiamo a lavorare su molte persone e a caricare troppo su ogni pratica. Anzi, noi potremmo guadagnare tantissimo. Lavoriamo di qualità, ovviamente. Lavoriamo sulla quantità, offrendo un servizio di qualità. Soprattutto. Rossana Viaggi. E che viaggi. Rossana Viaggi. E che viaggi. Non è a Rossana Viaggi.
Io sono informatissimo perché Peppe sarà 4 anni che mi manda tutte le settimane le effetti. Rossana Viaggi! Ormai chiunque conosce il nostro nome. Ti piace questo video? Bello, molto carino, però troppo tempo mi è impiegato, Giuseppe. Tu troppo tempo? Io ho fatto tutta la notte il montaggio, stamattina all'università, troppo tempo. Ho da fare. Allora, spero che il video con mamma vi sia piaciuto. Basta. 30.000 like e un altro video con mamma. 30.000. Quando? Non mi mai più, ciao. Dipenderà a voi, 20.000 per il contest, 30.000 per il contest. Ciao ragazzi.